pallone, passa velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Montenegro ed Ungheria, risultato di 3-0 a favore del Montenegro. Ora andiamo con l'intervista con uno dei protagonisti. Mi dici già il cognome? Cafaro. Cafaro, senti, avete in mano il match, state giocando una buona gara, forse vi manca qualche gol? Sì, ci dobbiamo impegnare un po' di più e cercare di chiudere al più presto la partita, sperando che loro non rinascano. Quindi per la ripresa mantenere la stessa attenzione e concentrazione dei primi 25? Anche meglio. Ok, ringraziamo Cafaro. Andiamo da uno dei protagonisti dell'Ungheria. Alfano, non state giocando benissimo. No, ci sono stati dei problemi inizialmente per la formazione in campo, ci sono state delle indecisioni, perché comunque è la seconda partita. Abbiamo provato con una sostituzione per essere più freschi, ma dobbiamo cercare di essere concreti questo secondo tempo, perché le occasioni ci sono state, una traversa, siamo arrivati sotto porta, però non siamo stati decisivi. Adesso cercheremo di fare gol per prendere qualche punto comunque. Quindi da dove ripartire per questa ripresa? Partiamo da sistemare bene la difesa lì dietro e essere più cattivi là davanti. Ok, ringraziamo Alfano e noi stacchiamo e ci vediamo per la ripresa. Con i migliori della partita tra Montenegro ed Ungheria, risultato di 7-1 a favore del Montenegro. Alla mia destra il migliore in campo, a cui in questo momento consegniamo la medaglia di MVP dell'incontro, ovvero Cafaro. Grazie. Alla mia sinistra il migliore della squadra, purtroppo oggi uscita sconfitta, ovvero Surbera, e partiamo da lui. Surbera, primo tempo male, ripresa secondo peggio. Ripresa peggio del primo, cosa non è andato oggi? Cosa non è andato? Il troppo protagonismo, può darsi, di ogni singola persona. Non abbiamo giocato da squadra, e soprattutto il signor Falanga, che pensa solo a lui invece al gioco della squadra. Solo showman! Senti, ci manca una forza, forse l'unico attaccante vero che vince Slao, molto meglio di Falanga, ripeto, penso che a breve lo riavremo, però noi siamo coraggiosi, il nostro capitano è molto coraggioso e penso che andremo avanti. Senti, da rivedere sicuramente la difesa. Difesa, attacco, tutto, dobbiamo riprendere. Comunque complimenti alla loro squadra. Al signor Cafaro, che ci incontriamo dopo tanti anni. Vi conoscete anche? Sì, classe insieme, una bella cosa. Senti, ciao. Vuoi fare una dedica per questo momento? Per questo momento? Alla squadra, al signor Severino. No, anche all'organizzazione. Okay, grazie. Ciao. Per averci regalato la sconfitta, passiamo a Cafaro. Cafaro, il terminale offensivo della squadra, è giocato molto bene, poi il gol era la ciliegina sulla torta, lo rivedremo penso nella goal parade della prossima settimana. Comunque non puntate molto sull'individuo, però giocate bene di squadra. La colpa è mia se segniamo poco, anche se sembra che segniamo tanto, se giochiamo tutti quanti insieme possiamo fare molto molto meglio. Senti, oltre a te oggi molto bene Pica in mezzo al campo, ha fatto una la vera cerniera tra difesa e attacco. È il cuore della squadra. A volte è un po' impulsivo, però comunque dai, è forte. È un ottimo giocatore. Senti, la squadra c'è, le prossime gare cerchiamo come di le fare vedete? Ancora meglio, gli avversari sono molto, molto bravi, cerchiamo di dare sempre meglio di tutti. Ok, vuoi fare una dedica per questo? Ringrazio lo sponsor, la Ninfea, e poi dedico a tutta la squadra che mi sta vicino e a mio zio che manca. Va bene. Ok, grazie a Cafaro e salutiamo Boateng che è dietro la telecamera. Arrivederci.